Luglio 1789. Esasperato dalla miseria e dalla mancanza di cibo, il popolo di Parigi insorge. È l'inizio della rivoluzione francese, che porterà alla fine della monarchia. La società francese del XVIII secolo è divisa in tre classi sociali dette stati: il clero, la nobiltà e il terzo stato, composto da borghesi e contadini. Il paese è retto da una monarchia assoluta. Nobili e clero sono esentati dal pagare le tasse. Tutto il peso dell'erario grava sulle spalle del terzo stato. Commercianti e professionisti che compongono la borghesia sono sul piede di guerra. Esclusi dalla politica, esigono più libertà. Nella seconda metà del Settecento, l'Inghilterra cambia volto. I villaggi si trasformano in città popolose, le campagne sono solcate dalla ferrovia e all'orizzonte spuntano ciminiere fumanti. Il paese diventa l'officina del mondo. Nel giro di 80 anni la popolazione inglese cambia radicalmente stile di vita. L'introduzione di grandi macchinari mette fine al lavoro a domicilio. Il lavoratore deve recarsi necessariamente in fabbrica per lavorare. Le città si popolano, le campagne si svuotano. Alla metà del XIX secolo l'industria è già la principale risorsa economica dell'Inghilterra. Per la prima volta nella storia dell'uomo, non è l'agricoltura a produrre la maggior parte delle ricchezze di un paese. L'evoluzione digitale è in corso e cambia il nostro modo di relazionarci a ritmi mai visti prima. L'Europa ha oltre 700 milioni di abitanti, Facebook, molti di più. Se fosse una nazione, la sua popolazione se la giocherebbe con India e Cina. Oggi, quando un ragazzo si sveglia, per prima cosa controlla il suo profilo Facebook. O almeno fa così un americano su due. Google ha cambiato la rete, mappato il mondo, investito nell'auto del futuro e oggi investe sul suo social network, Google Plus, e ci crede davvero. Per raggiungere 50 milioni di utenti, alla radio sono serviti 38 anni, 14 alla TV, 4 all'iPod, a Facebook, 2. Per gli acquisti, il 14% di noi si fida dei messaggi pubblicitari, il 90% delle opinioni online. Insomma, prima di comprare, una volta su due, chiediamo agli altri. E così scendono gli investimenti pubblicitari sui media tradizionali e aumenta il giro d'affari della pubblicità online. Cadono le barriere che separano internet dalla televisione. Nel 2013 una casa su due avrà la Smart TV. Intanto il pubblico si è spostato. Oggi guardiamo più video in internet che in televisione. E siamo in crescita. In 63 anni l'intera produzione video delle tre maggiori reti americane è pari alla durata dei video postati su YouTube. In due mesi. Oggi solo uno su 10 non ha il cellulare e la metà di chi ce l'ha non si limita a telefonare. Compra su internet. Si diffondono le app che permettono pagamenti. Si stima che nel 2012 saranno le app di Money Transfer le più scaricate e che tra tre anni le transazioni mobile arriveranno a 600 miliardi di euro. Oggi parliamo con gli amici più sui social network che nella vita reale. E siccome gli utenti sono anche elettori, nella raccolta fondi online per la corsa alla Casa Bianca, nessun candidato era riuscito a raccogliere più di 50 milioni di dollari. Poi è arrivato Obama, che ne ha raccolti 55 solo coi social network. In meno di un mese.